Oh, allora, finalmente inizia un'altra settimana. Allora, oggi vorrei proprio fare un video regale, eh? Ma si potrebbe dire anche reale oppure Reale, Reggio. regio, no? C'era una volta Regia Aeronautica, no? E anche la Regia Marina. Io cosa c'ho? Io c'ho Marina Militare. Una specie di giacchetta della Marina Militare, pensate, sono patriota, no? Ecco. Allora, praticamente la settimana scorsa è deceduto il principe consorte Filippo, no? Principe che non era re d'Inghilterra, no? Non era re, non so se tu lo sai, perché lì come funziona, se ho capito bene, funziona così. Se il primogenito è maschio, allora quello diventa re, no? E poi c'è la regina. Se invece il primogenito è femmina, allora il marito della regina non diventa re, capito? Cioè, ma scusa, ma non va mia bene così. Non so se siamo arrivati i sessi. Vabbè, insomma, praticamente ho assistito a questa trasmissione che è andata in onda il venerdì scorso, no? Presentato sulla Rai 1 di primo pomeriggio con una certa Serena, mi ricordo, io so che si chiama Serena, come si chiama? Oggi un altro Oggi o l'altro giorno, giorno, mi pare si sia una tipo cosa del genere. Vabbè, così. insomma, comunque è quella lì, va tutto. È una specie di rubrica e va in onda tutti i giorni, insomma, quell'ora. Quasi tutti i giorni, Sì, eccetto il sabato e la sì. domenica, penso non ci sia il sabato e la domenica. È, diciamo, una trasmissione parecchio pettegola, mi sembra, no? Giusto? Si parla di parecchio di pettegolezzi, insomma, no? E allora io mi aspettavo, siccome c'era mia madre, quindi mia madre gli piace vedere queste trasmissioni, ama vedere queste trasmissioni, mi aspettavo una cosa noiosa, no? C'erano però ospiti. Il giornalista Capranica, ti ricordi? Che era l'inviato da Londra, no? Quello che sostituisse il non erro Paternostro. Padre nostro me lo Era ricordo, forte Paternostro. famoso. E poi c'era anche la famosissima Minni Minofrio, Inglese, no? Inglese d'origine italiana e sì. poi fece scalpore, no? Con quelle famose gambe lì e proprio. All'epoca c'era un democristiano che era a capo della Rai, famoso Bernabei, no? Che rimasero tutti di stucco. Ma come Bernabei dice, come fa Bernabei a consentire una cosa del genere? Invece le consentì. Quindi praticamente, allora io che non, praticamente non sapevo nulla di questo principe Filippo, assistì a una trasmissione che voleva essere pettegola, ma in realtà è risultata interessante. Guarda, per dirlo io, tu lo sai che penso è la Rai, cioè peste e corna, va bene. Allora, senti che hanno detto in questa trasmissione, che questo principe consorte era sessista, razzista e con parentele naziste. Cioè, no! Manca anni. Manca a nulla. Oltretutto, perché aveva queste parentele naziste? Perché io non era greco, era tedesco. Era tedesco, capito? E infatti, durante la trasmissione, si è detto che il fatto che fosse tedesco ha reso molto difficile per lui essere accettato dal popolo britannico in generale e quello inglese particolare, no? Per i noti fatti della seconda guerra mondiale, ovviamente, no? Quindi, poi si è detto anche, io ti sto citando tutte cose che ho annotato lì per lì, no? Mentre andavano in onda il programma, era uno spiantato, vabbè, proprio uno spiantato, cioè, infatti, era proprio rimasto, è decaduto, no? Proprio un principe decaduto, no? Decaduto. A corte non contava nulla, proprio, non contava nulla e pertanto ha cominciato a darsi da fare in che modo? Anche perché poi io ho scoperto, io sono andato a leggere degli articoli, no? Sono andato a scoperto che lui aveva la passione per la carriera militare, no? Ma se, ho letto qui, aspetta, se uno si sposa con la regina, praticamente gli è fatto obbligo, secondo il protocollo di corte, abbandonare la carriera, no? Quindi uscire dalle forze armate. Quindi l'unica cosa che lui gli piaceva fare, ogni anno più fatta fare, capito? L'hanno proprio segato tutto.
Quindi non contava nulla. E allora che ha fatto? Dice, gli levi la carriera militare, gli levi l'unica cosa che gli piacesse, poi il resto non sapeva fare nulla, comunque se non si interessava di nulla. Allora che ha fatto? Ha cominciato a darsi da fare correndo dietro alle gonnelle, capito? Non solo, ma tra parentesi, meglio lui del figlio, perché dice: non so se tu lo sai, che Carlo avesse una relazione con Valletto, no? Dico, lo sai, Sì, questa storia. ecco. Cioè, a lui era dietro alle gonnelle e l'altro forse a gonnellini. Lo sai, scozze i suoi gonnellini, no? Sì. Hilt, esatto. Sì. Come appunto si sospetta il suo figlio Carlo avesse queste. Inche tanto è vero, la moglie di Carlo, insomma, tanto, tanto femminile, non è, tu l'hai vista, Camilla, no? Cioè, Levi lì è un conto, e Camilla è tutta un'altra cosa, come dire, capito? Ecco. Non come Andrea. E io vorrei, sì, e io vorrei che questo principe Filippo avesse influenzato, come dire, in modo negativo il principe Andrea, capito? E cioè, questo l'ha fatto tutti loro. Senti che ho trovato poi. Senti che ho trovato, aspetta, in un articolo, eccolo qui, Vanity Fair, no? Che questo è un altro settimanale pettegolo, no? Cronaca rosa a tutta andare. Allora, questo è un articolo, vediamo se si trova la data, 13 novembre 2020, va bene? 13 novembre 2020. Il 20 novembre Sua Maestà festeggerà, cioè Sua Maestà appunto Elisabetta, festeggerà 73 anni di matrimonio con Filippo d'Edimburgo, che poi non era d'Edimburgo e non era nemmeno greco, no? Lui diceva casa reale di Grecia, in realtà Da lui la dopo. Grecia non ha mai a che fare nulla, era un tedesco addirittura con delle parentele russe, va bene? 63 anni, Aspetta, eh? aspetta. No, il 20 novembre Sua Maestà festeggerà 73 anni di matrimonio con Filippo d'Edimburgo. 73. 73. Ma la loro unione non sempre è stata una favola. La sovrana, a causa dei molteplici tradimenti del consorte, infatti andava dietro alle gonnelle, come ha detto Capranica e altri, è stata spesso vicina a dargli un bel servizio, capito? E qui il titolo dice: la regina Elisabetta è stata sul punto di divorziare per ben 63 volte. Una Cioè, nemmeno peggio delle crisi di governo in Italia, capito? volta Siamo più o meno lì, l'anno. una ogni anno e mezzo, va bene? Siamo più o meno lì, una ogni anno e mezzo, anche meno, va bene? Ecco. Capito? Infatti si può dire, noi abbiamo avuto le crisi di governo, loro hanno avuto le crisi matrimoniali regie, va bene? Giusta? Capito che roba? E poi te l'ho detto, io vorrei capire, non ho mai capito, io non ho mai capito perché la regina, vabbè, dice era innamorata, va bene? Infatti, questo è il Vanity Fair, ora si passa a un'altra fonte, è Vita su Marte, c'è un film, sì, no, questo sito si chiama Vita su Marte, ma è una cosa un po', come dire, ironica, no? Ecco, allora qui parla praticamente del matrimonio, no? Poi ci mette anche tutte le gaffe che io le tralascerei, a parte due o tre, le tralascerei. Allora, praticamente il matrimonio praticamente si svolse nel dopoguerra, no? Allora, vediamo se è vero quello che ha detto Caprani, perché sa, la Rai dice anche delle belle balle ogni tanto, no? Va bene? E guarda, ho ritrovato praticamente che lui era un cadetto, ecco qui. Dopo la seconda guerra mondiale, ancora più caro, Elisabetta dovesse sposare qualcuno di British, cioè praticamente non lo volevano questo Filippo, no? E per la regina madre, quindi la madre di Elisabetta. Elisabetta, Filippo era un cadetto con una serie di imbarazzanti relazioni naziste, cioè praticamente l'avevano bombardati fino a poi anni prima, va bene? Allora aspetta un secondo, vediamo se ritrovo questa cosa.
questa cosa del matrimonio, i bizzarri regali di nozze, vediamo se lo ritrovo. Eccola qui, la folla, l'entusiasmo, le bandierine che sventolavano dalle mani alzate della folla, capito? Era una gran festa, anche se la famiglia del principe Filippo era quasi completamente assente, cioè non c'era nessuno. Erano rimasti tutti in Grecia? No, non erano rimasti tutti in Grecia, perché tutte le sorelle erano sposate con esponenti della nobiltà tedesca che avevano partecipato attivamente alla guerra nazista. Per E non si quello. potevano presentare al matrimonio, era passato troppo poco tempo dalla guerra. Quindi, se no, ti immagini che questo avesse invitato tutti, che so, gli appartenenti, come dire, i collaborazionisti di Hitler, no? Eri 48, Eh sì, quindi appunto, l'era tre anni. nell'immediato dopoguerra, 3 anni, un tempo veramente, veramente breve, molto, molto breve, capito? Ecco, appunto, io a questo punto non lo so, vediamo se, ecco, di citare qualche gaffe, qualche papera, qualche figuraccia, va bene? Qualche figuraccia beccata da, qui vabbè, si parla di Cora, perché questa è addirittura una in questo sito gli dedica tanto spazio, no? Tanto spazio, ecco. C'è una serie di relazioni, non finisce più. Eccolo qui, qui ci sono alcune delle gaffe, no? Alcune delle gaffe. Per esempio, anche questa che è incredibile. Allora, sai se c'è un'attrice, si chiama Kate Blanchett, o Blanchett, Kate Blanchett, no? Allora, durante un ricevimento, lui le domanda: lei che lavoro fa? Io lavoro nell'industria del cinema. E lui gli risponde: ah, bene, se a casa abbiamo un apparecchio per i DVD e credo che non funzioni, c'è un cavo che esce da dietro, sa mica dove deve andare. Appena più un tecnico cinematografico, capito? A un tredicenne sta visitando lo Space Shuttle, non ci volerai mai, sei troppo grasso per essere un astronauta, no? Cioè andava diretto proprio. Poi i turisti sono il vero problema di Londra, sono loro a causare traffico, se potessimo bloccare il turismo avremmo risolto il problema della congestione. Infatti guarda, lui ci aveva pensato alla pandemia, no? Si blocca tutto, sì, almeno. Infatti non c'è il traffico ora, lui aveva belle. Forse il Conte l'ha presa da lui l'idea di, ha preso da lui l'idea di bloccare tutto il turismo, tutti gli spostamenti, Che fenomeni, ragazzi. Poi, diciamo, visita in Australia, ha degli aborigeni durante una visita della regina, gli domanda: vi infilzate ancora con le lance? E poi un'altra, questa direi che è il massimo, va bene. Ad un disabile su un motorino elettrico: quante persone hai colpito stamattina? Ma qui è tradotto male. Quante persone hai investito stamattina con quella cosa? Cioè, questo era, ecco, questa era praticamente la statura del personaggio. Sempre si possa parlare di statura, no? Va bene. Allora, che ti sorprendi che Andrea sia venuto in quel modo? Comunque lui dice gli piace anche la birra. Sì, l'Italia, sì, giusto. Si è letta anche quella Era cosa lì, ho buona amato. questa. Ecco, citiamo quella per finire, che durante una visita in Italia, Amato, c'era un ricevimento, il Presidente del Consiglio Amato da chi non si sa, gli aveva offerto dell'ottimo vino, ovviamente italiano, pregiato, e lui per tutta risposta dice: non me ne frega nulla e voglio bella birra. Da, dove si può trovare una bottiglia di birra? Visto? Mi voglio ubriacare alla tedesca proprio. Ecco, alla tedesca o anche alla scozzese, visto che era il duca di Edimburgo. Va bene, allora io direi che se non hai altro da aggiungere, No. capito? Allora, ricordati, loro hanno 63 crisi. Noi abbiamo 73 crisi di governo in, mi ricordo, 80 anni, più o meno sono quelli, 73, 75, e loro hanno avuto 63 crisi matrimoniali regali, o regie, o reali, va bene? Reali, cioè proprio reali in tutti i sensi, cioè che le erano vere. Vedi,
Vere e regge, vai. Allora, a presto su questi schermi, sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e sempre più Dai, naif. Ciao. ciao.